Chi ha a cuore il destino della Cine Teatro Dune di Matera collabori con il Comune nella ricerca di un essenziale finanziamento risolutivo, così il sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri in una nota dopo che nei giorni scorsi Giovanni Carnovale, in proprio nella qualità di legale rappresentante della Navona SRL, socio e conduttrice del teatro, aveva, nel confermare che i vari tentativi di qualche privato di acquistare la struttura si erano rivelati un flop, espressamente dichiarato di nutrire la speranza ancora di una collaborazione con il Comune e annunciato la revoca del precedente liquidatore Carmelino Scalini. In favore di due nuovi professionisti, ossia i due commercialisti materani Morelli e Gemma. Il sindaco di Matera, nella chiamare all'appello altri soggetti istituzionali pubblici nell'intervento, ricorda un po' l'iter di quanto fatto dall'amministrazione allo scopo di rilevare il teatro. Sin da settembre 2016, dice il sindaco, il comune ha destinato risorse per 8 milioni di euro per l'acquisto e il restauro di tale qualificato spazio teatrale. In data 20 marzo 2017 è stata notificata ai proprietari la proposta di acquisto al prezzo di 3.422.000 euro. In data 8 aprile 2017 il liquidatore della società Cine Teatro Duni comunicava che il prezzo proposto dal comune si rivelava molto penalizzante economicamente sia per la società che per i soci, chiedendo un aumento dell'importo offerto. In data 13 aprile ancora il comune di Matera comunicava che per legge la valutazione di 3.422.000 milioni euro non era suscettibile di alcuna modifica. Solo di recente lo stesso Scalisi ha dichiarato il ripensamento dei proprietari disponibili a riprendere la trattativa di compravendita. È ovvio, il sindaco che tale richiesta risulta ora tardiva e superata dall'avvenuta nuova programmazione delle risorse. In ogni caso, di fronte a tale situazione, ha dichiarato ancora De Ruggeri, il Comune è ancora disponibile a versare i 3.422.000 euro, purché altri soggetti istituzionali pubblici garantiscano l'importo di 4.500.000 euro per gli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione.